Qualcosa di un libro di Gianni Rodari, mi pare la grammatica, com'era il Della titolo? fantasia. Sì, che è una cosa assolutamente normale che un bambino 7-8 anni, anche 9, così continui a sbagliare, lo fa, e di non correggerlo perché comunque stanno subentrando dei meccanismi che sì. Sì, nel senso che si imparano per tentativi ed errori. Quando dicevamo qua, che è una frase molto intensa secondo me, eccola qua, pagina al slide 2. Il processo attraverso cui i bambini trasformano l'esperienza in sapere è esattamente lo stesso, punto per punto, del processo in cui coloro che chiamiamo scienziati creano il sapere scientifico. E com'è che fanno gli scienziati per creare il sapere? Osservano la realtà, il metodo scientifico, no? Fanno Sì. delle ipotesi e poi le sottopongono a delle prove. Fanno delle prove, se funzionano vuol dire che le loro ipotesi andavano bene, se no, se non funzionano, vuol dire che devono correggere le loro ipotesi e ripartire da capo. No? E quindi è un po' ecco perché l'errore è importante, perché vuol dire che in quel momento lì il bambino sta verificando un'ipotesi. Non è sbagliato. Io quello che dico di solito è che non è un errore, è esperienza. No? Adesso tu sai che così non funziona. La prossima volta lo farai diversamente, perché hai sperimentato che così non funziona. Lui lo dice chiaramente, i bambini sono scienziati. Allora, i bambini osservano, si stupiscono, fanno congetture, si pongono domande, pensano a risposte possibili, fanno teorie, formulano ipotesi e poi testano le loro teorie facendo domande o attraverso ulteriori osservazioni, o esperimenti o attraverso la lettura. Poi, se necessario, modificano le loro teorie o le rigettano e il processo continua. Questo è ciò che nella vita adulta è chiamato il metodo scientifico con la S e la M maiuscole. E in questo contesto hanno un senso gli errori. Hanno un senso? Gli errori, Vero. che non sono errori, ma sono appunto momenti di verifica di queste ipotesi che poi possono essere corrette, rigettate, oppure invece no, confermate, perché magari non c'è detto che per forza siano sbagliate le ipotesi o che siano da correggere. Però quello che noi chiamiamo errore è un momento di crescita e di, come dire, di acquisizione di sapere attraverso un metodo scientifico. Per questo che non va corretto, cioè tu non gli devi dare la soluzione. Tanto una esperienza, ecco, lui, a differenza dei pedagogisti normali, eccetera, non fa teorie, lui racconta esperienze vissute, storie che gli sono capitate. Lui era maestro, quindi ha diversi anni di insegnamento alle spalle, poi ha seguito anche dei bambini. E questa è una storia che lui racconta, no, di un bambino di 4 anni. E poi alla fine generalizza, no, e dice, ecco ciò che fa ogni essere umano all'età appunto di 4 anni come questo bambino e anche in altre età, benché non ce ne siano due che lo fanno allo stesso modo. Esplorare il mondo intorno a lui, creare conoscenza a partire dalle sue proprie domande, dai suoi pensieri e dalle sue esperienze. Ancora una volta, un bambino mi ha ricordato quanto varie, ingegnose e inaspettate sono le vie con cui i bambini esplorano il mondo intorno a loro, in particolare il mondo delle lettere e dei numeri. Perché effettivamente ogni bambino si inventa un modo diverso, un percorso diverso per imparare e per esplorare il mondo.
Se noi tentiamo di controllare, manipolare o dirottare questo processo, lo disturbiamo, il processo quello dell'apprendimento, no, attraverso questo metodo. Se continuiamo abbastanza a lungo a manipolare l'apprendimento, il processo si blocca. Lo scienziato indipendente che è nel bambino sparisce. Ecco perché è fondamentale non correggere gli errori e comunque non intervenire con delle aspettative, con delle, come dire, neanche con delle proposte. Io stavo pensando a quello, quanto sia difficile, esatto. Nel senso che alle volte viene in automatico, cioè, e nel momento in cui neanche magari si corregge, però tipo a me capita con le parole, magari mi dice una parola sbagliata, la ripeto corretta e mentre la ripeto dico no, non riesco a svincolarmi da questo meccanismo. Sì. Anch'io ho fatto lo stesso errore, sì. È venuto in famiglia. Ci saranno delle generazioni per cambiare mentalità, abitudini. Assolutamente. Vabbè, ma noi facciamo un pezzo di strada, poi loro faranno molto meglio di noi. Esatto, sì. Qualsiasi tipo di insegnamento che non sia stato richiesto dall'apprendente è probabile che finisca per impedire e prevenire l'apprendimento. Ecco, questo che non sia stato richiesto dall'apprendente, lui proprio lo sottolinea, adesso non mi ricordo più con qualche carattere. Quindi l'insegnamento va bene se è richiesto, è solo dentro i limiti della richiesta. Mamma santa! Beh, è bellissima questa slide, però è un mazzino. Sì. Cioè... io me ne sto accorgendo anche in questi giorni, gli ho proposto anche di fare al più grande un corso d'inglese. Mm-hmm. Però un giorno è venuto a casa piangendo perché su 13 parole ne ha sapute una. Ma il fatto è che qua a casa le sapeva, perché si era messa lei a studiare per conto suo. E allora mi ha fatto riflettere questa cosa qua, ma perché piangi? Non è perché non indovinate solo una, ne sapevo solo una. Ma stai facendo il corso d'inglese per far piacere alla mamma? Sì. Sì, dopo ogni tanto penso, caspita, c'è, voglio dire. Mi verrei voglia di fare come cosa, come si chiama? Andre Stern, star lì e lasciarli fare. E... tanto è impossibile che rimangano ignoranti questi bambini. Cioè, leggere, scrivere, disegnare, lo fanno. Lo faranno, se non lo fanno a 6 anni, lo faranno a 10 anni, voglio dire, no? Sì. Ma il problema è più mio, perché cosa vuoi? Ma sì, infatti. 20 anni, È nostro e del contesto, cioè. Contesto è più che altro è del contesto che, esatto, ci fa sentire inadeguati, noi come genitori. Però tu hai detto una cosa molto bella, secondo me. È impossibile che non imparino. Sì. E questa è la cosa. Ma infatti, secondo me, poi il problema è solamente temporale. È temporale. Allora, lo sappiamo e io credo anche di averlo interiorizzato. Poi però nel contesto siamo inseriti in caselle, c'è una sorta di fretta imposta, anche non frequentando la scuola, comunque questi bambini che si frequentano fra di loro, ma la cosa poi, vabbè, io parlo sempre del personale, però nel contesto familiare, quindi questi, io ho i nonni che ogni tanto mi aiutano e che l'idea che non sia incasellata, che non faccia le cose con quel ritmo, li mette in ansia, quindi trasmettono ansia a me, dico, oddio, ma adesso, cioè bisognerebbe andare a vivere in un'isola deserta, io e lei e il papà. Allora, l'apprendimento reale è un processo di scoperta. E se vogliamo che accada, dobbiamo creare le condizioni in cui le scoperte avvengono. E poi fa tutto un lavoro sulle scoperte, appunto dice le scoperte richiedono tempo, ozio, libertà e assenza di stress. Leggi qualcosa di questa slide qua. Sì, brava, anche io lo dico. Allora, devo andare a cercarlo. Dice l'apprendimento reale, né? Non l'apprendimento e basta, perché... lui distingue fra l'apprendimento vero, quello che poi è innanzitutto duraturo nel tempo e che il bambino, il ragazzo è in grado poi di riutilizzare in autonomia. Questo secondo lui è l'apprendimento reale, cioè una cosa che la persona ha fatto propria. E che in quanto tale appunto lui o lei riesce ad utilizzare.
Dunque, il titolo del paragrafo è Fare le nostre proprie connessioni. Dice, qua parla di un certo Jacob Bronowski in, una, va bene, in un suo testo, che ha precisato che scoprire la connessione tra quelli che sembrano due aspetti isolati dell'esistenza è un atto creativo. Io poi filo. Sia che l'ambito in cui si trovano questi due aspetti dell'esistenza sia l'arte o che sia la scienza. Questo è qualcosa che non possiamo fare per qualcun altro. Cioè, questo atto creativo di scoprire la connessione fra due aspetti dell'esistenza che apparentemente isolati non è una cosa che possiamo fare per gli altri. Non possiamo farlo nella testa di qualcun altro. Possiamo dargli dei dati, possiamo anche dirgli cos'è la connessione, ma non possiamo pensare che loro la conoscano veramente, questa connessione, solo perché gliel'abbiamo detta o solo perché loro possono ripetere, sono in grado di ripetere quello che abbiamo detto. E questo è quello che succede a scuola, no? Chiaramente. Devono scoprirla da soli. E questo si riferisce ai numeri, alle lingue, a qualsiasi cosa, no? Capire il funzionamento delle cose, come le cose si relazionano fra di loro, è un atto creativo. Questo è molto interessante ed è una cosa che è frutto di una scoperta personale. Questo non vuol dire che i bambini devono scoprire qualsiasi cosa senza nessun tipo di aiuto. Possiamo aiutarli in diversi modi. Possiamo fare in modo che i materiali siano messi a loro disposizione in modo che la scoperta sia, come dire, più accessibile. L'apprendimento reale è un processo, ed è questo, poi segue questo, è un processo di scoperta. Racconta una sua esperienza quando studiava fisica. Dice, per un sacco di tempo io sono stato lì a riflettere su questo problema, a leggere testi di fisica che raccontavano delle cose che io alle quali io non credevo. E insomma poi alla fine è riuscito a autodimostrarsi che la legge di Newton era vera. Dice, ma a scuola succede spesso ai bambini si è richiesto soltanto di ripetere, come se una cosa che non ha senso, come se fosse una cosa sensata. E loro l'accettano questa condizione, accettano di ripetere qualunque cosa dica l'autorità, come se fosse vera. Solo perché viene detta dall'insegnante o perché viene detta perché c'è scritta nel libro, la accettano come vera. Non verificano nulla di quello che devono imparare, anzi addirittura spesso dimenticano persino come fare a verificare una presunta verità. Ecco che le facoltà mentali vanno via. Sì. Perché si abdica alla capacità si rinuncia alla capacità di critica. Perde l'entusiasmo. Si perde l'entusiasmo, ma soprattutto anche l'atteggiamento proprio scientifico di cui parlavamo prima, cioè quello di verificare costantemente tutto, di mettere alla prova, no? Tu fai un'ipotesi, ok, andiamo a vedere se veramente è così. Ecco perché correggere gli errori è dannoso perché uccide l'atteggiamento scientifico, per cui allora uno poi a un certo punto non sa più nemmeno come si fa a verificare, a testare
le cose che gli vengono dette, quindi è disposto a credere a qualsiasi cosa. Lui ha iniziato a elencare, se non sbaglio, delle condizioni in cui le scoperte avvengono. Mm-hmm. Materiale a disposizione, mm-hmm. E poi c'è altro? Guarda qua, il tempo. Vabbè, tempo. L'ozio. Oggi ci pensavo a questa cosa, no? Il fatto, perché io... Per creare l'ambiente, no? Il contesto. Sì, proprio l'ozio. L'ozio. Io mi rendo conto che meno i bambini devono imparare, ripetere, eccetera, più cose sanno. E uno dice, ma come è impossibile? È possibile, perché quel poco lo fanno loro, ed è loro veramente questo apprendimento reale di cui parla John Holt. E poi oggi pensavo proprio un computer, no? Che è come una specie di cervello. Per funzionare, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di spazio. Se è troppo pieno, con troppi dati, non funziona. Ci pensavo perché è un periodo che sto facendo un sacco di video e ho dovuto togliere tutto dal disco, come si chiama, non lo so, da uno dei dischi, insomma, perché sennò non funziona. Cioè, il programma per fare i video non gira, perché è un programma pesante, i video sono pesanti, insomma, mi sembra di avere un elefante dentro questo computer, e non gira, perché ci sono troppi dati. E lo stesso è quello che succede nella testa di un ragazzo che va a scuola, che a parte, vabbè, lo stress, il tempo, la compressione, ma ha talmente tanti dati da tenere a mente, che spesso non gli interessano neanche, che non c'è poi lo spazio perché il suo computer giri per fare, che ne so, un'analisi critica, per fare delle scoperte autonome, no? Per questi atti creativi di cui parlavamo prima, questo scoprire le connessioni, no? Fra i vari aspetti della vita. Poi l'altra cosa che serve è la libertà, cioè l'autonomia nella ricerca e l'assenza di stress, questo è inevitabile. Immaginare, indovinare, dedurre ciò che non si conosce o ciò di cui non si è certi è la competenza cognitiva più grande di tutte, quindi dovrebbe essere il primo obiettivo di noi genitori. E invece si dicono sempre le risposte prima che ti facciano le domande. Sì. Come fanno a immaginare? La base delle nostre operazioni era la nostra relazione. E una volta che José è arrivato a fidarsi di me, riuscì a fare una cosa che, per quanto banale possa sembrare, era la più importante in assoluto. Ho reso la reale e più profonda base della nostra relazione una questione di contatto fisico. Ma sta parlando di un bambino che, o di una bambina, non so più, che voleva imparare a leggere. E quindi la prima cosa che è successa è che questa bambina o questo bambino è andato in braccio. Questa esigenza di contatto. Poi lui dice altre cose che poi scrive, troveremo ancora più avanti, e dice che comunque l'apprendimento avviene appunto nella relazione, questa relazione è veramente molto intensa e molto fisica. Ciò di cui i bambini hanno bisogno per essere pronti ad imparare a leggere è l'esposizione ad una quantità di testi scritti. Immagini, ma scritto. Devono bagnare gli occhi nello scritto, sì. Esattamente come da più piccoli bagnavano le orecchie. Nel parlato. I bambini che imparano a parlare non imparano a dire in modo perfetto una parola o una frase breve, poi un'altra parola o frase e così via. Questo si fa a scuola, no? Quando si impara una lingua straniera. Uno impara bene a coniugare tutto il verbo essere, poi tutto il verbo avere, poi fare le frasi io sono Paolo, no? Tu come ti chiami? Tutte le frasi in modo perfetto per bambini deficienti, mi viene da dire, esatto. Ma si è imparato, abbiamo imparato tutti
a dire le frasi, addirittura prima dei suoni, no? Delle cose che assomigliavano a delle parole, e poi, sempre a proposito del famoso discorso dei tentativi, no? Tentativi ed errori, e poi piano piano abbiamo acquisito la capacità di parlare in modo corretto. Però prima abbiamo detto tante cose. Ok, continuo a leggere, dicono una gran quantità di cose, il più possibile, e attraverso l'uso ripetuto imparano a dirle sempre meglio. Nell'apprendimento non avanzano su un fronte stretto, ma su uno molto ampio, lavorando a molte cose diverse nello stesso tempo. Quindi contemporaneamente lavorano per esempio alla pronuncia, lavorano ai vocaboli, lavorano alla grammatica. Se non cominci presto è troppo tardi, e lui dice che non è vero. L'idea è inespressa che la gente che comincia più velocemente andrà più lontano, ma non solo è una teoria non provata, non è nemmeno stata testata. L'assunto che la curva di apprendimento più è rapida, più andrà in alto, è altrettanto infondata. Se pensiamo alle cose in un modo un po' diverso, potremmo anche riscontrare che le persone le cui curve di apprendimento erano molto più lente potrebbero salire successivamente altrettanto, se non di più. A proposito di quello che si diceva prima, ci sono questi tempi stretti, devi cominciare presto perché se no, chissà, no? Resterà analfabeta, resterà ignorante, non riuscirà mai. E invece molto spesso è proprio il contrario. Si impara a leggere bene e ci si costruisce un lessico ampio attraverso i libri, non con gli esercizi o i dizionari. E lui dice, ma un dizionario come è fatto? No? Chi scrive i dizionari, cosa fa? Dice, repertoria una serie di usi della parola. Non so, la parola riso, no? Che vuol dire il riso nel senso la risata, può essere abbiamo riso, può essere il riso, no? L'alimento, eccetera. Quindi il vocabolario, se noi lo apriamo, riporta tutti questi usi. Non fa altro che fare quello che fa il bambino, che di mano in mano che legge vede la parola abbiamo riso. Poi trova la parola oggi a pranzo c'era il riso. Poi trova, non so, il riso nel senso della risata e piano piano si rende conto che la parola riso può avere tutti questi significati. Fa la stessa cosa che fa chi ha scritto il dizionario, solo che se lo fa il bambino è, di nuovo, ritorniamo al discorso della sua scoperta personale, no? Quindi come si fa nella lingua materna, no? Uno com'è che impara a conoscere le parole, non cercando vocabolario. Anzi, lui dice, un bambino non si ferma perché trova una parola che non conosce. Non interrompe la lettura per chiedere il significato o per cercare sul vocabolario. Va avanti a leggere. A meno che il numero di parole che non conosce non sia talmente alto che perde il filo. Ma lui va avanti e piano piano si costruisce un lessico veramente ampio. E devo dire che l'ho provato sulla mia pelle. Poi questo ragazzino che lui aveva seguito, come i suoi genitori, scriveva e leggeva e parlava perché ciò che scriveva e leggeva e diceva aveva senso per lui come individuo e come essere culturale. Noi esseri umani siamo creature costruttrici di senso e la lingua scritta e parlata è un importante strumento per creare e condividere significati. Ma non possono restare analfabete. Perché? Perché noi uomini siamo creature costruttrici di senso e questo senso noi abbiamo, siccome siamo anche esseri sociali, abbiamo bisogno di condividerlo. E la lingua, sia scritta che parlata, è necessaria. Sì, cercare di leggere qualcosa di nuovo è un'avventura pericolosa. Cosa significa? Cosa intende esattamente? Mi sembra, non so, ironico o è proprio quello che vuole dire lui? Sì, la dà un po' per scontato questa cosa, non la spiega in realtà. La dà come... nel senso, secondo me la spiegazione sta in queste frasi che seguono, no? In queste
emozioni, sensazioni che si provano nella lettura e rabbia, disgusto, vergogna, no? Sentire di fare degli errori, perché effettivamente dipende da cosa leggi, da la lettura, come il teatro, come tante cose, ti porta a provare un sacco di emozioni, di sensazioni che possono, cioè, per cui diventa veramente un'avventura verso mondi nuovi che ancora non conosci, no? Che si schiuderanno a te di mano in mano che leggi e che possono nascondere così degli imprevisti. Nella fantasia del bambino la realtà che viene descritta in un libro esiste davvero, no? Lui si immedesima, il mondo, i mostri, il drago, che ne so io. E può essere una avventura che fa paura, quantomeno, no? Io la interpreto così. Di più lui non spiega. Ma la scrittura è un'estensione del parlato. Dietro ogni parola scritta c'è una voce umana che parla, e leggere è il modo di ascoltare ciò che quelle voci stanno dicendo. È come se i bambini sentissero una voce che parla e nello stesso tempo vedessero le parole nel momento in cui vengono dette. È un po' il discorso del... come si chiama quello per cantare, del karaoke, no? Una cosa del genere, come se uno sentisse e vedesse le parole in contemporanea. A scuola si insegna che una lettera viene prima e l'altra viene dopo, no? E lui dice questo prima, no, questo davanti e dietro, scusate, davanti e dietro, in realtà non sono corretti, nel senso che non c'è un davanti e un dietro quando si parla, no? Questa cosa appunto rende il tutto misterioso e senza privo di significato. Quello che si dovrebbe dire è appunto che si deve seguire l'ordine con cui i suoni vengono emessi, con cui le parole e i suoni vengono emessi. E dice quello che bisogna diciamo notare ai bambini non è il davanti o il dietro, ma è la connessione fra la successione nel tempo dei suoni e l'ordine nello spazio delle lettere nella lingua scritta. La connessione fra la successione nel tempo e la successione nello spazio. Bisogna trasmettere ai bambini l'idea che dietro ad ogni testo scritto ci sia una voce che parla, solo che appunto è un'estensione del parlato perché è più duraturo nel tempo, non si perde come il parlato che dopo un attimo non c'è già più, ed è una cosa dove nello scritto tutti, diciamo, sentono questa voce. Lo scritto è un'estensione di poteri che loro possiedono già e che hanno da se stessi, cioè il potere del parlare. Un altro concetto importante è dire, cioè far capire che imparare a leggere e a scrivere è facile. Questa è l'idea che lui vuole che venga trasmessa, no? Scrivere è una sorta di magia o un discorso congelato che lo scrittore può usare giorno dopo giorno per dire ciò che vuole dire a chiunque lo guardi. Cioè come se fosse una parlare congelato che è stato fissato lì e che resta nel tempo e che raggiunge chiunque voglia guardarlo e voglia leggerlo. Quindi l'autore, lo scrittore, lo usa per dire quello che vuole dire a chiunque voglia leggerlo.
Quindi dice, è un'estensione della voce del parlante e siccome i bambini hanno la sensazione di essere piccoli e non essere molto potenti e vogliono essere più grandi e più potenti, l'idea che attraverso lo scritto possono rendere possono far sì che le loro voci vadano più lontano e raggiungano più persone, questa cosa secondo lui può essere entusiasmante per i bambini, no? Può essere uno stimolo ad imparare a scrivere. Questa immagine, no, dello scritto come magia o discorso congelato. Il titolo del paragrafo si chiama Inventare la ruota e dice come i bambini si comportano appunto da piccoli scienziati e da piccoli inventori e fa l'esempio di questo Paul che aveva circa 6 anni, racconta di come questo ragazzino impara a scrivere e fa una critica molto forte alla scuola, come si insegna a scuola, come si insegna con le letterine, distinzione fra vocali e consonanti, dice che sono tutte cose appunto che non hanno senso. E non lui invece, questo ragazzino, non aveva imparato nulla di tutte queste cose. Cioè il bambino non ha imparato a scrivere o imparato quello che a scuola viene chiamato, diciamo, la competenza della scrittura. Dall'inizio lui scriveva perché aveva qualcosa da dire. Aveva qualcosa da dire a se stesso, altre volte ad altri. La madre di questo ragazzino è una scienziata, no? Che prende appunti semplicemente, poi alla fine ha scritto un libro, prendeva appunti su come il ragazzino si scopriva, imparava da solo, no? E siccome lei pure scriveva molto, allora il bambino imparava a scrivere guardando lei così i due lavoravano in parallelo praticamente. Lei gli faceva delle domande sui suoi apprendimenti e talvolta gli dava anche quelli che in altri contesti si chiamavano test, si chiamano dei test, delle verifiche, delle prove. Ma l'obiettivo di questi test non era, come nella maggior parte delle scuole, trovare quello che lui non sapeva o di provare che non aveva imparato quello che avrebbe dovuto imparare. Sua madre sapeva che lui stava imparando. Quello che lei voleva sapere e quello che lui sapeva che lei voleva sapere era come lui stava imparando, no? Come stava avvenendo questo processo di apprendimento. Lei era interessata al lavoro di lui, nel modo in cui una scienziata, cosa che lei era, potrebbe essere interessato al lavoro di un altro scienziato, cosa che era lui. In questo senso loro erano allo stesso livello. Questa è fortissima, questa cosa. Madre e figlio però allo stesso livello, perché ognuno studia il lavoro, l'apprendimento dell'altro. Mamma mia. Forse sapeva un po' più di inglese di lui, ma lui sapeva più di lei quello che lui sapeva di inglese. Cioè lui sapeva quali erano le competenze che lui aveva già acquisito in inglese e come lui stava acquisendo ulteriori competenze. E questo suo sapere era per lei altrettanto importante di quanto il sapere di lei lo fosse per lui. Quindi alla fine di questi studi, lei, la mamma, ha scoperto che lui stava appunto imparando a leggere e scrivere perché questo leggere e scrivere era una cosa che per lui aveva senso, come dicevamo prima, perché lui aveva delle cose da dire prima di tutto a se stesso e poi anche agli altri. E da questo bisogno di espressione, di comunicazione, nasceva il desiderio di apprendere
la scrittura, ma quando aveva iniziato a parlare, come tutti i bambini, quando iniziano a parlare perché? Perché hanno bisogno di esprimersi. Poi subito dopo inizia un altro argomento, però pure molto interessante. Nel porsi i compiti, ve la leggo così, nel porsi i suoi compiti, Paul era in grado di mantenerli sempre a livello di sfida. Non era contento di ripetere, diciamo, i suoi successi, ma spontaneamente passava a compiti ancora più alti. Metteva in atto una progressione di compiti che continuamente, la cui difficoltà continuamente aumentava, come fanno d'altronde la maggior parte dei bambini spontaneamente. Sì, sì, ti dico adesso l'esempio, gli hanno regalato degli attrezzi per lavorare il legno e lui voleva fare una cosa veramente impegnativa. Io non ho detto niente, anzi io ho detto, andavo intanto a guardarlo anche per dargli un po' di soddisfazione, che mi sembrava, andava in garage, l'ho messo, detto, stai lì che è un luogo più adatto, non hai nessuno che ti rompe. E alla fine ha fatto, non ha fatto una grande cosa, diciamo, si è ridimensionato, però ha costruito questa specie di aquila che deve ancora completare, deve incollare, ma il risultato finale mi ha sorpreso comunque, cioè non era quello che mi aveva fatto vedere all'inizio, era un altro, perché mi ha spiegato, non aveva tutto, non riusciva a farlo in quel momento, mi ha detto così, però quello che ha fatto mi ha veramente sorpreso, perché non me l'aspettavo, insomma, mi ha fatto tanto piacere vedere che comunque ha realizzato qualcosa ed era anche soddisfatto, anche okay. Quando voglio fare, per esempio, vuol cucinare, cioè cose complicate che dico, ma non so neanche cosa so fare, starti dietro da capire, sì. Però cosa fai? Non può, cioè se gli dici di no, se gli dici di no è già, cioè lui la prossima volta non lo fa, hai capito? Sì. Tu gli dici di no la prima volta, la seconda lui non lo fa più. Esatto. Quindi l'unica è lasciarli provare, poi al limite si ridimensionano. Esatto. Prima siamo diventati amici. E poi subito mi ha chiesto se volevo, scrive tra virgolette, aiutarla a leggere. Non avevo capito del tutto che cosa intendeva, però ho detto che l'avrei fatto. Ha preso il suo libro, mi ha portato su un divano e quando ero seduto si è arrampicata, si è seduta, accovacciata vicino a me e ha cominciato lentamente a leggere ad alta voce. Apparentemente la prima cosa che doveva fare prima di cominciare, prima che il lavoro potesse cominciare, era di entrare in contatto fisico con me. E in cui appunto l'autore, George Denison, arriva alla stessa considerazione. Ha potuto lavorare con José solo quando entrambi erano soli in una stanza chiusa a chiave. Non è mai abbastanza considerata, insomma, l'importanza del contatto fisico con un bambino che legge. Per cominciare in questa avventura, la maggior parte della gente ha bisogno di molto comfort, di rassicurazione, di senso di sicurezza. La classe, l'aula tipica nella quale ci sono altri bambini pronti ad additarti, a correggerti, a deridere i tuoi errori, e l'insegnante, eccetera, non aiuta ovviamente un bambino a iniziare a imparare a leggere.